No, io ecco, proprio perché non voglio fare polemica, tanto per essere chiari, adesso, vabbè, la fantasia al potere, questa storia del gabinetto di guerra che faccia più casino di questo governo, perché ci dovrebbero mettere tutti, c'è stata una conferenza delle regioni di cui le cronache, diciamo, hanno riempito i giornali, e quindi togliamo queste cose qui. Io dico che la risposta che tu devi dare deve essere anche, diciamo, una risposta che tu dai all'esterno, perché il nostro problema è anche all'esterno. Anche perché alcuni passi sono stati sbagliati, a cominciare la storia che voi avete raccontato del blocco dei voli dalla Cina. Se tu devi fare un'operazione di questo tipo, che deve esserci una risposta di popolo, cioè nel senso tu devi mettere insieme tutte le risorse che hai. E per fare una cosa di questo tipo, noi stranamente tra tanti problemi abbiamo anche l'uomo adatto. Perché è evidente che non ci sarà da parte di Salvini, la conferenza stampa lo dimostra, una specie di assegno in bianco In a questi, bianco. perché poi devi andare al voto e quando devi andare al voto io non metto nel piedistallo, diciamo, la maggioranza che poi confronterò, quindi devi mettere una persona E neutra. chi è l'uomo Fammi adatto, finire. Draghi? Ma io, ma scusami, è scritto, nel senso tu prendi Draghi, poi lo mandi al Quirinale, quindi diventa equidistante rispetto agli schieramenti che poi si misurano, chiaro. In più hai una persona che può chiedere all'Europa cose che chiaramente Conte non può chiedere. Siamo d'accordo su questo? Questo è un modo di ragionare con, diciamo, un'idea di emergenza. Seconda cosa, Conte dovrebbe servire, fare un servizio al Paese, visto che è avvocato del popolo, preparare questo processo, perché noi abbiamo un'emergenza immediata che è sanitaria. L'emergenza economica ha bisogno di passaggi immediati, ma devi avere anche un garante forte. Allora, se ci fosse la capacità di creare una condizione di questo tipo, accompagneresti la nascita di questo governo, partendo da un presupposto che chi si tira fuori, parlo della Meloni e via dicendo, esce fuori. Ti ricordo una volta si chiamava arco costituzionale. La gravità della crisi ti mette fuori dall'arco della responsabilità, che è la parola su cui dovremmo riflettere ora. Allora, è molto interessante anche perché dice Mintorini ci sarebbe un percorso, cioè non solo Draghi è appunto l'uomo del bazooka della BCE, quindi è l'uomo Ma è il garante anche che può rispetto all'Europa, ridire l'Europa, però. guardate, quasi cambia lo schema di Ah. gioco. Ma in Però più dice lui, scusate, in perché lo Europa mandiamo al abbiamo. Quirinale dopo.